È lunedì 9 luglio, credo. Può essere. Allora, torno dal Gran Premio di Germania, vinto Pedrosa, grande gara, Stoner è caduto all'ultimo giro, poi Lorenzo secondo, Dovizioso terzo, Moto2 ha vinto Marquez, come sempre, secondo Mika Kallio e terzo non me lo ricordo, te lo ricordi? Terzo mi hanno detto Alex De Angelis. E chi è? È un pilota sanmarinese emergente, un nuovo arrivo. Ma sai che ho scoperto che sei quello che ha più gran premi nella Moto2? Cioè, voglio dire che sei un gran vecchio beep. Non puoi dire rimbambito perché visto che ho fatto ancora il podio è andata bene, però sì, in effetti le esperienze ne abbiamo accumulate. Oh, che podio che hai fatto ieri, bello, hai festeggiato ieri sera? È chiaro che ho festeggiato dopo la gara, subito. Con i tuoi meccanici? Chiaro, con tutta la squadra. Certo, ma cosa fai qua? Dove siamo qui? Qui siamo quasi arrivati in Austria, se non sbaglio. Guarda qua. Grande Alex. Alex in versione motard. Visto che siamo in Germania. Piena di benzina effettuata. Alex, lezione di guida sul passo. Passo del blender. Dai, ma mi sbagliavi tutto. No, non è vero, però sei arrivato lungo in quel tornante, perché prima del tornante non hai frenato, avevi tutto lo spazio e tempo per rallentare prima della curva, e invece sei arrivato lungo e dopo in mezzo alla curva non potevi frenare, sei andato largo. E questa è una cosa che credo facciano in molti, diciamo, turisti, o no? Ma questo non lo so, comunque il mio consiglio è quello di, anche quando siamo dei rettilinei, sì, sfruttare i rettilinei, ma poi prima della curva, visto che si è dritti e non si rischia niente, frenare, dare una bella frenata decisa per decelerare e poter entrare in curva sicuro. Se poi in mezzo alla curva vediamo che siamo troppo lenti, a dar gas facciamo sempre in tempo. Com'è andata sul passo con questa moto? Io mi sono divertito. E anche il passo era probabilmente anche molto adatto, perché non troppo lento ma bello sciolto, le strade erano molto belle, c'era poco traffico, quindi condizione ideale. Adesso però purtroppo inizia a piovere. Ti ho dato paga però. Non credo proprio. Hai fatto la gara, adesso sei in moto, bello. Che moto è? Adesso ti metto in difficoltà. Che moto è? Questa è la Honda Cross Tourer. Questa perché l'hai letto? Non l'ho letto, 1200. Perbacco, ma 1200 che motore ha? Lo sai? Motore Honda. Quattro cilindri come? AV. Bravo. Vediamo, poi andiamo sul tecnico. Forcella da? Adesso esageriamo, non lo so, non lo posso sapere senza aver letto la scheda tecnica. Della tua moto lo sai, la moto con cui corri? La nostra moto forcella. È da 43. Ok, bravo. Credo anche questo, ma non sono sicuro nemmeno io. Sì, di credere. Freni? Freni Nissin, doppio disco. Sì, bravo. Che frena anche molto, sì. Frena molto bene. Sì. Ma ha l'ABS? Non lo so perché non è entrato in azione mentre la usavo. Andiamo a vedere. Non ce l'ha. Perfetto. Ok. C'ho del feeling. Senti, vabbè, aspetta, no, un'altra cosa che volevo chiederti. Trasmissione? Trasmissione è... non la catena, a Cardano, penso che si chiami. Bravo. Oddio, ma ne sai a pacchi di moto, visto che sono stradali che sono. Senti Alex, hai fatto all'andata tutti i passi, 3 giorni per arrivare al Sachsenring, al ritorno tutta una volata in autostrada per arrivare velocemente. A casa in fretta, anche perché voglio fare almeno un giorno e mezzo a casa prima del Mugello. Esatto. Allora, per moto.it Alex De Angelis fa la prova della Honda Cross, abbiamo detto che si chiama Tour. Allora, cominciamo dai passi, come vai? In montagna? Beh, io sinceramente mi sono trovato molto bene, è chiaro che... non ho chissà quante esperienze su questi passi con le moto da turismo, però... È la prima volta, scusami, che fai una cosa così? Sì, prima volta che vado sicuramente a un Gran Premio in moto. Non è la prima volta sul passo, ma è la prima volta sul passo con delle moto da turismo. E mi sono trovato molto bene perché il motore ha tantissima coppia, essendo un 1200, quindi volendo lo puoi utilizzare sia come uno scooter, quindi gli metti una marcia alta e vai via solo di gas, o altrimenti se invece ti vuoi divertire un po'... è comunque un motore performante, ha circa 130 cavalli, quindi se ti vuoi divertire ti dà anche certe emozioni. Senti, immagino che la più grossa differenza con la moto che usi in pista è il peso.
E il peso è chiaramente anche l'impostazione di guida, che è chiaramente certo, tutta differente. Poi specialmente avendo dovuto affrontare il viaggio abbiamo riempito i bauli, quindi praticamente il peso è veramente tanto in questo momento. Ma ti dà fastidio? No, l'unica cosa che mi sono accorto è che è sicuramente più fastidioso quando sei fermo, tipo adesso magari la devi tirare indietro a mano, ma in realtà appena parti e fai le tue curve è super divertente e non ti accorgi di niente, questo è interessante. Senti, in autostrada invece? Si va forte in Germania, mannaggia. Poi incredibile, in Germania si va a 200 all'ora, poi ci sono i limiti 130, 120, pam, tutti si fermano e fanno i 118 se il limite è 120. Ma questa è una bella cosa, perché comunque dove c'è spazio puoi andare, ma dove ci sono dei limiti tutti li rispettano, quindi questo è una cosa molto interessante che da noi non succede. E com'è in autostrada? Stabile? È stata molto stabile, anche alle alte velocità non ho avuto nessun problema. Poi con la frenata, come dicevo prima, mi sono trovato molto bene, anche quando appunto si arriva in questi momenti dove tutti quanti frenano, tu freni e in pochissimi momenti hai ridotto la velocità senza che la moto si scomponga affatto. Troviamo un difetto però, se no che prova è? Troviamo un difetto? Beh, il difetto, come dicevo prima, che quando la devi spostare da fermo è sicuramente pesante, quindi per chi magari è più piccolo, più basso di me, magari potrebbe fare ancora più fatica. Ripara questo? Questo ripara molto, perché in quasi 200 km orari non abbiamo sentito nessun problema, tant'è che tutti i moscerini sono attaccati lì sul vetrino e non sulla visiera, questo già dà l'idea di quanto possa riparare questo vetrino. La compreresti? La comprerei, ma come dicevo prima, te la viaggi... regalano. No, a parte che non me la regalano, ma comunque io di viaggi non ne faccio, questa è stata un'avventura, ne potrò fare forse ancora un altro anno. Se tu fossi un turista, è una moto che ti compreresti? È una moto che sicuramente consiglio, perché mi sono trovato bene. È chiaro che la cosa migliore che tutti i turisti possono fare è andarla a provare prima di comprarla, perché sicuramente in tutti i concessionari Honda ne avranno più di una da far provare, e secondo me dopo aver fatto il proprio giro uno può essere ancora più convinto. Te lo dico io un difetto, consumo un pochino. Sì, perché abbiamo fatto il paragone con la tua e a parità di viaggio, a parità di chilometri. Guarda la mia, guarda che bella, guarda, non si vede quasi, ma è bellissima. Abbiamo messo circa 4-5 euro in più e quindi sicuramente i consumi sono più elevati della tua, però sicuramente è un altro motore. Consiglio a chi va per strada? Di stare super attento, di utilizzare entrambi i freni, di essere super vestiti, quindi con tutto l'abbigliamento del caso. E comunque di divertirsi. E al Mugello cosa succede? Al Mugello bisogna intanto continuare la serie positiva, perché abbiamo fatto quinti alla Dassen e terzi qui, e sono i miei migliori due risultati della stagione dopo che abbiamo cambiato telaio, dalla Sulter siamo passati alla FTR, e quindi vorrei sicuramente ritornare sul podio, magari anche un gradino più avanti o anche due, chissà. Grazie Alex, buon viaggio. Ciao a tutti.